Sì, noi non siamo giudici, quindi non dobbiamo stabilire noi se la Salis è colpevole o non è colpevole, ci penseranno i giudici inglesi, si spera, dopo un giusto processo. Quello di cui ci siamo occupati e ci stiamo occupando è il trattamento inumano a cui è stata sottoposta la Salis. Cioè, le immagini sono sconvolgenti, hanno toccato tutti noi, vederla tradotta in udienza con i ceppi ai polsi e alle caviglie, trasportata con un guinzaglio come se fosse un animale. Cioè, io davvero sono senza parole, io e tantissimi altri, e questo è il cuore della questione. Il padre della ragazza ha denunciato dei diritti negati di difesa, cioè che non hanno potuto, per esempio, visionare i filmati da cui emergerebbe una responsabilità della ragazza. Ha evidenziato la difficoltà di avere delle traduzioni e quindi di difendersi nel miglior modo possibile. Noi stiamo parlando di questo, del rispetto della persona e dei diritti dell'indagato. Nessuno vuole fare il processo e quindi buttarla in politica, come hanno fatto alcuni esponenti della Lega, a partire, diciamo, dal segretario Salvini, che non ha perso tempo a dire: ah, vabbè, ma se sarà riconosciuta colpevole deve essere radiata, non può fare la maestra, e giù il vice segretario Crippa, Sasso. Insomma, io dico: ma davvero si ha il coraggio di buttarli in politica anche quando una nostra connazionale in questo momento si trova in un momento di grande difficoltà, sia essa poi responsabile dei fatti che vengono ad essa scritti o no? Ma è possibile dare un'immagine dell'Italia così pessima? E mi riferisco in questo caso alla Lega. Io devo ringraziare, da cittadino, non da parlamentare, il video che è stato diffuso, perché senza quel video moltissimi non si sarebbero occupati della vicenda. E le interrogazioni che, per esempio, il Movimento 5 Stelle aveva presentato nelle scorse settimane erano rimaste lettera morta. Fortunatamente, diciamo, questo video ha smosso l'interesse di qualcuno. Fortunatamente il ministro, diciamo, Tajani, dopo un lungo sonno, devo dire, sembra si sia risvegliato. Io spero, che venga assicurato innanzitutto il rispetto della persona. Concludo dicendo: lo stesso padre della Salis ha detto: se mia figlia è colpevole, è giusto che sia punita, che sia condannata, No, sì, ma ma non ritengo che si senza il tratti di rispetto discorsi diversi. Le decisioni che sono state prese in passato sono state prese da politici che in una gran parte a Bruxelles erano corrotti o collusi con le multinazionali, politici e funzionari che non conoscevano la materia agricola. Noi vogliamo che sostituire queste persone con persone preparate in modo che i prossimi anni facciano gli interessi dei prodotti italiani e europei. Grazie Allora Emanuela, Massimo, noi grazie al tuo seguiamo ospite. d'accordo con le immagini il Sì, blocco, quindi intanto chiederei noi di rimanere torniamo. aperto così vediamo cosa succede. Siamo alle porte di Milano e vi restituiamo la linea per ora. Noi vediamo le tue immagini, intanto parliamo con Pellegrini perché ci tenevo a capire. Ma voi siete amici del PD o no? Non si tratta di essere amici, in politica non esiste l'amicizia, esiste la convergenza sulle proposte che riguardano il futuro dei cittadini. Questo è quello che è importante. Noi, da quando siamo nati, da quando siamo in Parlamento, ci siamo distinti per la capacità di proposte anche innovative. Se lei guarda la cosiddetta agenda politica degli ultimi anni, riguarda sostanzialmente e si incentra sui temi proposti dal Movimento 5 Stelle. Poi possiamo essere d'accordo con questo o quell'altra forza politica su un tema specifico. Noi siamo una forza post-ideologica e quindi non ci nascondiamo dietro l'ideologia. Noi abbiamo a cuore il benessere dei cittadini, delle imprese, dei piccoli artigiani, di chi ha difficoltà di mettere insieme il pranzo con la cena. Non Sì, facciamo però questione di lana Pellegrini, caprina o ci nascondiamo dietro, diciamo, appunto, l'ideologia. Prego, mi dica. però politicamente mi pare un ritorno al passato, quando il Movimento 5 Stelle, diciamo, faceva un contratto per adesione, per così dire, no? Scriveva il programma e ha sempre detto, nella prima parte della sua esistenza e nei suoi primi successi, chi vuole convergere su questo programma può governare o comunque può essere nostro alleato. Poi c'è stata un'altra fase, cioè la fase di una costruzione di un ipotetico campo perché la politica italiana è tornata ad essere,
bipolarizzata in qualche modo. Quindi stiamo abbandonando questa seconda fase per tornare alle origini, e quindi questo taglia le gambe a qualsiasi tentativo, diciamo, di campo largo, che pure il PD mi pare che stia ancora, diciamo, brigando per lavorarci su. Questa è una cosa importante. Sì, e rispondo volentieri alla sua domanda. C'è assolutamente il tentativo di costruire un campo largo, progressista, come lo definisce lei, come giornalisticamente viene definito, ma deve essere un campo che deve essere pieno di contenuti che siano vicini a entrambe le forze politiche. Allora, noi abbiamo visto dei temi su cui è stato facile con il PD e anche con le altre forze di opposizione trovare un'intesa, un terreno comune. Basta il riferimento al salario minimo: tutte le forze di opposizione hanno presentato congiuntamente quella proposta, perché riteniamo sia davvero un momento di svolta per tanti lavoratori italiani che davvero vivono una situazione difficilissima, con dei salari bassissimi, cioè sono poveri lavorando. Ma oltre a questi temi ce ne sono tanti altri, quello del sostegno alle imprese. Noi nel nostro governo, nella scorsa legislatura, abbiamo approvato tutta una serie di misure che andavano proprio incontro a chi produce ricchezza nel paese, le piccole e medie imprese, che sono la nostra ossatura portante. Se questi sono i temi, ovviamente c'è una prateria per poter trovare le convergenze, e già tante convergenze sono state trovate. Ci sono altri temi in cui invece siamo distantissimi. No, sulla questione della guerra in Ucraina siamo distantissimi dal PD. La reazione di Conte alla proposta di sit-in davanti alla RAI, che dovrebbe essere un tema, diciamo, che vi lega in maniera abbastanza profonda, sia stata rifiutata in maniera anche quasi ridente. Insomma, quello è stato un episodio che a me ha colpito da commentatore, da giornalista. Lo ha spiegato bene il presidente Conte: non è stata irridente, è stata soltanto però un ricordo di quello che è successo nel passato, perché non è che se lottizza la destra è sbagliato e se lottizza il PD va bene, è sbagliato comunque. E siccome c'è una responsabilità storica di Matteo Renzi, quando era segretario del PD, che ha spalancato ancora di più le porte alla lottizzazione della RAI, sarebbe stato bello e auspicabile, diciamo, un mea culpa da parte del PD, di cui apprezziamo invece il cambio di passo dalla Schlein in giù, questo ne diamo atto. Pellegrini, grazie.